Non ci sono tracce delle telefonate sul cellulare di Liliana, nonostante queste risultino dai tabulati telefonici. Questo è l'ultimo colpo di scena nel caso di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 in un boschetto di Trieste. I nuovi accertamenti sui due telefonini della donna hanno rivelato una grave anomalia. Non c'è corrispondenza tra i dati dei tabulati telefonici e le informazioni conservate nella memoria dell'iPhone di Liliana. Si sospetta che qualcuno abbia cancellato la cronologia delle chiamate, sia in entrata che in uscita, dallo smartphone. L'ipotesi che sia stata Liliana a fare questa operazione prima di scomparire non convince, poiché alcune delle chiamate registrate nei tabulati si sono verificate quando lei era già fuori e non aveva con sé i cellulari. In particolare, tra le 11.24 e le 13.06, orario in cui Liliana era già uscita e aveva lasciato i suoi telefoni a casa, i tabulati indicano un'attività telefonica di cui non c'è traccia sui dispositivi. Inoltre, alle 10.56, come emerso da una perizia dei consulenti informatici incaricati dalla famiglia di Liliana, qualcuno ha respinto una chiamata in entrata. Questo è stato confermato dall'attivazione della segreteria telefonica. Chi ha premuto il tasto «rifiuta» sul display? Chi era presente nell'appartamento, se i telefoni erano effettivamente lì? E soprattutto, chi ha cancellato le tracce di questa e di altre chiamate? L'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta Sergio Resinovic, il fratello di Liliana, ha sollecitato la procura a chiarire anche il mistero della telefonata tra la donna e il suo amante, Claudio Sterpin, anch'essa sparita dalla cronologia. Questa telefonata, avvenuta alle 8.22 del 14 dicembre, è l'ultima traccia tangibile lasciata dalla pensionata prima della sua scomparsa. Sterpin, il primo a riferire di questa conversazione, ha detto agli inquirenti che Liliana lo aveva chiamato per avvisarlo di un ritardo nell'appuntamento perché doveva passare al negozio Wind per una commissione. Dopo aver riagganciato, Liliana è uscita di casa per non farvi più ritorno. I tabulati confermano che la telefonata è avvenuta realmente, ma nonostante ciò, nella cronologia dell'iPhone della pensionata, non ne è rimasta traccia. Sebbene potrebbe averla cancellata prima di uscire di casa, non è possibile che sia stata lei a eliminare le tracce delle telefonate avvenute tra le 11.24 e le 13.06, dato che i telefoni erano stati lasciati nell'appartamento e lei era altrove. L'avvocato Gentile puntualizza: il telefono di Liliana potrebbe essere la chiave per svelare i misteri che i familiari cercano di risolvere da oltre 2 anni. Abbiamo presentato un'istanza alla procura per ottenere chiarimenti sull'incongruenza tra i tabulati telefonici e il contenuto del telefono. Già in precedenza c'erano delle anomalie emerse dall'analisi informatica del cellulare di Liliana. È stato scoperto che sono state cancellate le chat e le foto tra Lilly e Claudio Sterpin, oltre al fatto che inizialmente il numero di Sterpin era salvato sotto un falso nome, Aldo. Questo accorgimento suggerisce che Liliana volesse nascondere la sua relazione. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, afferma di essere stato completamente all'oscuro della relazione. Sostiene che il legame con Claudio fosse puramente amichevole, con Liliana che gli stirava le camicie e lo aiutava nelle faccende domestiche, ma nulla di più. Da 2 anni e mezzo, Visintin respinge fermamente l'idea di un tradimento. Se la relazione fosse stata innocente, perché cancellare le conversazioni e le immagini? È possibile che Liliana sia stata la responsabile della cancellazione? Oppure potrebbe essere stato proprio Sebastiano? La cugina di Liliana, Silvia Radin, ha più volte dichiarato pubblicamente che Sebastiano controllava la moglie. La preoccupazione del fratello di Liliana, Sergio, è che Sebastiano avesse scoperto il tradimento e che questa scoperta possa essere legata alla scomparsa di Liliana. La questione rimane cruciale. Sebastiano era a conoscenza del desiderio di Liliana di iniziare una nuova vita con Claudio? Ne avevano già discusso, o come afferma lui, il loro rapporto era in perfetto ordine? Per quanto riguarda i due telefonini, Sebastiano ha detto di averli trovati in casa al ritorno da una passeggiata in bicicletta
intorno all'ora di pranzo del 14 dicembre. Sterpin, preoccupato per il silenzio di Liliana, tentò di contattarla più volte fino a quando, nel primo pomeriggio, rispose il marito. In quel momento, il numero di Claudio non era più memorizzato nella rubrica, appariva come sconosciuto. Sebastiano dichiarò di non aver riconosciuto l'interlocutore, descrivendo solo qualcuno che ansimava. Nonostante Liliana fosse scomparsa da diverse ore, il marito non sembrava particolarmente preoccupato fino a sera, quando fu infine persuaso dai vicini a sporgere denuncia. Questi ultimi erano molto preoccupati e temevano il peggio. L'inchiesta è giunta a un punto critico e dovrà chiarire cosa sia realmente accaduto alla pensionata di Trieste. I familiari sono certi che Liliana non si sia suicidata, ma che qualcuno le abbia fatto del male. Gli accertamenti informatici e scientifici in corso sono attesi per fornire risposte a questo inquietante mistero e tutti sperano che presto si possano ottenere chiarimenti definitivi.